Quest'oggi siamo con il sindaco Peracchini, Pierluigi Peracchini, tanti complimenti per essere stato eletto. Parliamo un po' di palio. 3 giorni di palio da venerdì a domenica, sei ritornato alla base, con qualche numero in meno per la sfilata, però sei potuto ripartire dopo 2 anni di sospensione. Che sensazione è stata per te da cittadino, ma anche da sindaco di La Spezia? Una grande gioia, una grande emozione vedere le decine di migliaia di persone che nei giorni scorsi si sono avvicinate al palio, hanno partecipato, hanno tifato, si sono divertite, qualcuno ha gioito, qualcuno un po' meno. E beh, tornare alla normalità è veramente un'emozione, ma anche una grande festa che la città e tutto il Golfo si meritava dopo le grandi sofferenze legate alla pandemia. È chiaro che la sfilata per il protocollo Covid che sono stati in vigore fino ad aprile non ha potuto avere le caratteristiche degli anni passati, con il recupero di storie, magari da ogni borgata, di cose curiose, belle, qualcuna anche un po' più seria. Beh, ormai è quasi un secolo, no? Di vita che ha il palio, quindi tantissime storie da raccontare per ogni borgata. Una grande giornata, una grande organizzazione, un grande successo e una grande festa praticamente. Ecco, il giorno dopo festa delle borgate, ma anche la cena delle borgate. C'è stata questa cena anche, c'è stato come si fa sempre, non c'è stata l'anno scorso. Che cosa significa anche per queste cose? Ah sì, infatti la cena di borgata è stato un momento di fraternità e di ritrovarci un po' tutti insieme in Corso Cavour, una grande tavolata, proprio per suggellare questo ritorno al palio come è sempre stato. È chiaro che è un impegno importante, è un coinvolgimento di tutto il Golfo importante e poi tantissimi eventi che si sono succeduti nella notte blu proprio per la voglia di far festa. Tra l'altro quest'anno il Palio ha avuto anche un festival blu legato proprio al fatto all'economia del mare, al fatto che per noi il mare è una fonte non solo di vita ma anche di economica molto importante e quindi abbiamo dato anche quella qualità in più da questo punto di vista che mancava e in prospettiva vedrete che diventerà i 10-15 giorni che precedono il Palio un momento molto bello di riflessione, di approfondimento, di rispetto dell'ambiente da un lato, di richiamo ai valori fondamentali per l'economia del mare e per il nostro futuro. Ecco, tra venerdì e sabato parliamo soltanto di sicurezza, c'è stata anche la prova tra Palio e Spezia Calcio, perché ricordiamo che alle 6 c'era lo Spezia e c'era il corso Pesa e cena, perciò anche lì è andato tutto bene. Vittoria dello Spezia, non parliamo dello Spezia, parliamo di Palio, però anche lì è stata una prova Eh che sì, la sicurezza è stata. un grande sforzo organizzativo, veramente impressionante dalla macchina del comune, di tutti i dipendenti del comune, della polizia locale, dell'ufficio mobilità, ma di tutti gli uffici veramente encomiabili e a loro va il mio ringraziamento e la mia stima. Sono state giornate faticosissime e loro hanno dimostrato veramente di essere di avere quella marcia in più per garantire l'organizzazione perfetta che c'è stata e questi giorni di festa, compreso anche lo stadio, che non è banale, vi ricordo che la Coppa Italia è una manifestazione tra le massime in Italia insieme al campionato e dal punto di vista anche della sicurezza e mobilità è sempre un impegno veramente, veramente importante. Ecco, parliamo di domenica, 3 gare belle, vedendo anche da fuori, vince il Forza Marti che non era favorito, per il Caneto che è favorito per il Ionio, è un Fezzano, forse una delle 5 barche che potevano andarci al Palio, però una lotta a due tra Fezzano e Caneto, un Palio forse stupendo, uno dei Sì, più belli. è stato un palio molto bello. Le donne del Fossa Massa si sono confermate leader con una prestazione bellissima. I ragazzi del Canaletto che hanno preso la rivincita rispetto all'anno scorso e sono stati veramente eccezionali, un equipaggio che crescerà ulteriormente. E poi il Pezzano che ha confermato diciamo, il favore del pronostico viste nelle pre-palio.
un testa a testa con il canaletto e poi insomma tutto è andato per il meglio. Ecco, che gara hai visto del segno proprio? Come l'hai vissuta? Beh, ho visto una grande prestazione di Fezzana e Canaletto, pensavo fosse Amastra leggermente meglio, però insomma hanno detto la loro, la Spezia Centro si è difesa bene, insomma le nostre borgate sono andate molto bene, molto forti, il Fezzana però ieri ha dimostrato di avere una marcia in più. Ecco, una borgata nuova da pochi anni, che poi è lo Spezia Centro, ha cambiato nome da Serie D a Spezia Centro, però sta facendo risultati, perché abbiamo visto che nelle donne è arrivato secondo, nel junior è arrivato lì, nel senior, dove erano altri anni invece faceva non benissimo, ecco, cosa è cambiato anche lì? Sì, assolutamente, un grande lavoro del capo Borgata Costa, sta facendo molto bene, ha messo insieme un bel gruppo di giovani, molto motivati, ragazzi seri, in gamba, poi un lavoro anche sul sociale importante per i portatori di handicap, una Borgata che sta lavorando veramente, veramente bene e che ci fa ben sperare anche per il futuro. È stato un cambio non solo di nome, ma proprio di passo. Ecco, lunedì sera c'è stata la premiazione, anche lì una giornata aperta a bello spettacolo. Beh sì, insomma, serata di festa, di gioia per chi ha vinto, di un po' rimpianto e di una rinnovata sfida per chi non ha vinto, ma insomma tutto bene e soprattutto da domani si inizia a lavorare per il prossimo palio e quindi veramente qualche giorno di riposo e poi pronti per la nuova sfida verso i 100 anni del palio che ci sarà fra 3 anni. Infatti, stavo proprio dicendo, ora la vice sindaco e assessore Paola Fria avrà parecchio da fare insieme a te e Zanello per arrivare ai 100 anni, perché i 100 anni. Ecco, una cosa, per fare il palio conoscere più, che cosa si può fare? Perché si parla di giornali, si parla, non si può trovare la RAI che fa vedere il palio a livelli nazionali, come fa il palio Intanto, di Venezia o tanti altri paesi. noi abbiamo portato il palio in Cina, in Germania, in Francia, all'estero. Adesso abbiamo abbinato al palio il Festival Blu, il Festival del Mare, del nostro mare, con le nostre storie scientifiche, i nostri valori, le nostre tecnologie, innovazioni. Quindi un prodotto che sicuramente se continua a crescere così, poi porteremo nelle TV nazionali. Però tenete presente che anche ieri c'era Sky, c'era Mediaset, cioè c'erano tante televisioni, anche Rai 3. Bisogna fare un ulteriore salto di qualità. Sta a noi, tutti noi insieme, a rendere un prodotto appetibile a tutti. E soprattutto far conoscere il palio dentro le scuole. Domenica sera ho sentito la propria Fria che diceva che voleva portare addirittura nelle scuole elementari, o forse anche asili nidi, più elementari. Sarebbe giusto, nel senso, far conoscere il palio anche dentro le scuole, perché oltre la provincia, poi se vai a Biassa, forse non so cosa significa il palio del golfo. È giusto che tutte le nostre tradizioni vengano trasmesse alle nuove generazioni, ai nuovi ragazzi, ai nuovi bambini, proprio per farlo conoscere e farlo vivere. È chiaro che le borgate sul mare che sono coinvolte direttamente la vivono in una maniera completamente diversa, molto più passionale, molto più profonda, molto più impegno quotidiano. Per gli altri dobbiamo essere noi, essere bravi a coinvolgerli, ma sicuramente è una delle tradizioni importanti che tutti gli spezzini devono conoscere. Grazie mille. Grazie allora, a presto.